Allora, oggi parliamo di orientamento sessuale. È un lungo discorso, io ho fatto un lungo articolo su questo perché c'è la necessità di vedere le cose in maniera molto ampia. E a tutt'oggi ci sono tantissimi studi su questo che non sono assolutamente conclusi e molto spesso gli scienziati, i ricercatori di questo tipo in questo tipo di studi sono molto discordi tra di loro, per cui per certe cose siamo sicuri, per certe altre molto meno. Quindi l'orientamento sessuale noi sappiamo che è un orientamento che può essere un orientamento eterosessuale, omosessuale o bisessuale. Eterosessuale sapete che significa dove il sesso è diverso, l'omosessuale è lo stesso sesso e il bisessuale invece è quella persona che va con tutti e due i sessi. Questo può essere forse riassunto nella sigla che spesso vedete che è LGBT. Poi abbiamo una cosa sicura che invece è quello che riguarda il sesso cromosomico. Quindi il sesso cromosomico, che è quello che troviamo nello spermatozoo, cioè lo spermatozoo che feconda poi l'ovulo, quindi lo feconda e questo ovulo poi può fecondarlo con un sesso cromosomico XX che è femminile o XY che è maschile. Naturalmente questo è quello che succede alla nascita. Noi oltretutto, quando l'ovulo comincia a formarsi, non è così indifferenziato, quindi quando noi nasciamo abbiamo tutti e due gli aspetti e quando poi alla nascita e con la crescita, specialmente durante la crescita, abbiamo dei problemi, li abbiamo perché non andiamo d'accordo con il sesso della nascita. Quindi la diversità di genere poi si traduce in quei problemi che noi vediamo, che possono essere appunto la disforia di genere, dove una persona ha una sofferenza verso quello che è il genere con cui è nato. E quindi c'è tutta la gamma di situazioni dove bisogna poi far sì che questa persona, attraverso l'aiuto psicologico, ma anche qualche volta chirurgico, possa affrontare quella che è il genere che sente di avere, che è la cosa più importante perché è quello con cui deve vivere. Quindi leggete questo articolo perché io mi sono dovuta informare molto proprio per poter dire le cose come sono al giorno d'oggi, in questo momento. Credo che gli studi però siano avviati per andare ad esplorare ancora di più questo mondo che è ancora abbastanza nascosto.